qualche giorno fa con il corso Vulcano 3, è ingegnere aeronautico, ha avuto una carriera dove ha toccato praticamente sia il mondo industriale che il mondo, diciamo così, governativo, e ha un'esperienza veramente notevole sui processi industriali, anche la parte amministrativa di questi processi e i processi governativi per portarli. Ha lavorato, cioè credo soltanto non ha lavorato sui velivoli del Wright, però tutti gli altri ultimamente che l'aeronautica usa o usato e che userà sono passati anche per le mani del generale Lupo. Per me è un piacere dare la parola al generale per queste keynote che sono sicuro che colpiranno nei punti principali della nostra conferenza. Prego, generale Lupo. Grazie Matteo, sempre troppo buono. Intanto buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i rappresentanti del mondo accademico qui presenti, rappresentanti dell'industria, le colleghe e i colleghi, tutti coloro che hanno pensato bene oggi di intervenire a questo workshop. Io dopo la presentazione e le parole della dottoressa Riccardi vorrei andare subito un po' nel pratico, anche perché in questo momento, al di là del mio passato che mi ha visto impegnato nell'area tecnico-amministrativa di acquisizione dei nuovi programmi, sviluppo dei nuovi programmi, in questo momento sono responsabile di far volare 30 linee di volo che sono quelle che la nostra aeronautica ha in servizio e quindi di rendere disponibili quelle 90.000 ore di volo come comando logistico che l'aeronautica deve volare. Possiamo caricare la presentazione? Quindi volevo porre il problema, certamente dal punto di vista di quello che è sviluppo del nuovo, produzione del nuovo, ma in questo momento come uomo della logistica mi interessa tantissimo ogni soluzione tecnologica sviluppata dall'università, dall'industria, unitamente allo user, in questo caso l'aeronautica, che porti ad un abbassamento dei costi di esercizio, quindi del costo dell'ora di volo, che possa portare anche a una maggiore disponibilità dei mezzi. E quindi se da una parte indubbiamente siamo interessati a soluzioni che vedano i nuovi sistemi ab inizio, cioè in fase di sviluppo, già prevedere parti abbondantemente costruite con le nuove tecnologie, per esempio l'additive manufacturing, non posso non sottolineare l'importanza che riveste per noi anche quello di aprire la nuova frontiera, o meglio perseguire con grande determinazione la nuova frontiera, che è quella di riparare parti con queste tecnologie. Riparare parti che attualmente potrebbero essere riparate anche con tecnologie tradizionali, ma anche riparare quelle parti che altrimenti vedrebbero i componenti in materiali legacy normali scartati, perché non riparabili, e invece magari utilizzando queste tecnologie arrivare a creare le opportunità per poterli riparare e quindi riutilizzare. Però andrei subito nell'ambito della presentazione, mi sono state richieste alcune note chiave introduttive e lo scopo che vediamo noi è quello oggi. La tecnologia additive rappresenta ormai una realtà di cui non si può non tener conto nello sviluppo dei nuovi sistemi e nella produzione. Manco vediamo quanto per noi stia diventando importante anche per la riparazione dei componenti aeronautici. Lo scopo del workshop è sicuramente quello di condividere ancora una volta quelle che sono le potenzialità di queste nuove applicazioni tecnologiche, ma anche condividere quelli che sono alcuni dei percorsi che nell'ambito della logistica della M stiamo avviando, ovviamente congiuntamente con il mondo accademico, con l'università, e ringrazio oggi qui il professor Gaudenzi con cui stiamo tanto parlando, e con il contributo indispensabile anche della nostra industria, che
insieme a noi deve crescere, o meglio, a cui mettiamo a disposizione dei casi pratici per crescere. La visione è quella di perseguire processi di supporto logistico più efficaci. Alla fine tutto questo per noi si traduce in avere sistemi che possano essere logisticamente mantenuti a un costo più basso e di cui vediamo una maggiore disponibilità. Toccheremo velocemente quattro punti: introduzione della manifattura additiva, alcune parole, ma giusto come background, come tecnologia che vediamo abilitante nell'ambito dell'aeronautica 4.0, in quella che per noi è la logistica 4.0. Presenteremo quello che stiamo discutendo con il mondo universitario, il progetto di Selective Laser Melting, nell'ambito di un prossimo PNRM con l'università, questo come comando logistico. Grazie al supporto di Avio General Electric vedremo e presenteremo alcune applicazioni pratiche che ho visto presso i loro stabilimenti che riteniamo altamente interessanti, quella dell'Innovative Repair, per finire con alcune considerazioni logistiche per sottolineare la valenza militare della tecnologia e come valorizzarla per le nostre sfide future. La Stampa 3D rappresenta nell'ambito una tecnologia digitale di cui che per noi consideriamo ovviamente irrompente, che apre nuovi paradigmi. La produzione non avviene per l'asportazione di materiale, queste sono alcune note che mi scuso con coloro per i quali è chiaro tutto questo, ma credevo importante a beneficio di tutti ripetere questi concetti, partendo da un modello 3D virtuale per poi stampare strato dopo strato, e questo è il motivo per cui la chiamiamo additive manufacturing. L'input è chiaramente la progettazione CAD del modello, a cui segue il processo semiautomatico per convertire il file e scomporre l'oggetto in layer stampabili. Le applicazioni di tecnologia per la riparazione sono di massima analoghe, ma devono necessariamente tener conto di quelle che sono le interfacce, che non sono un pezzo fatto totalmente con questa tecnologia, in alcuni casi anche il misto di pezzo tradizionale con questa tecnologia utilizzata. Andiamo a presentare quello che è il progetto su cui stiamo lavorando con l'università, con il pieno coinvolgimento di tutti i reparti dell'aeronautica che lavorano nella logistica. Faccio per dire i nostri reparti manutenzione velivoli, il centro sperimentale di volo di Praia di Mare con le sue diverse articolazioni, non solo la parte volativa ma anche la parte che lavora abbondantemente nell'ambito della tecnologia dei materiali. Chiaramente la produzione di componenti aeronautici attraverso tecnologie tradizionali, quale asportazione di truncio, tecniche di fonderia, quelle in cui si deformano plasticamente i materiali, richiede un tempo notevole, lo sappiamo tutti, per la produzione, ingenti costi di gestione e spesso deve interfacciarsi con fenomeni di obsolescenza. L'aeronautica militare, in particolare il comando logistico, in tutte le sue varie, quelle chiamiamo le sette, il nostro comandante chiama le sette sorelle, quindi in tutte le varie articolazioni, in sinergia con la Sapienza, sta verificando il ricorso all'utilizzo del metodo Selective Laser Melting, basato su modelli di progettazione prodotto processo aeronautico, proiettato a modificare il ciclo di approvvigionamento logistico, e quindi vedete come si passa immediatamente dalla teoria immediatamente a quella che è un'applicazione pratica. Gli obiettivi della M insieme a questo progetto sono quelli di, a fronte di questo componente aeronautico significativo che noi ormai valutiamo come obsoleto, valutare la fattibilità produttiva mediante l'utilizzo di questa tecnologia che permette la completa fusione delle forme, raggiungendo la piena densità di materiali ad alte prestazioni, chiaramente anche introducendo aspetti di miglioramento del progetto. E mentre si fa questo tipo di studio, verificare i reali concreti vantaggi a livello economico e di tempi, e anche salvaguardare i requisiti che sono legati alla certificazione e autorizzazione del veicolo prodotto aeronautico, perché noi non possiamo assolutamente mai dimenticare che quello che testiamo e proviamo incidentalmente deve anche andare in volo, e ci ricordiamo in ogni momento che dobbiamo salvaguardare la sicurezza del personale che è a bordo, del personale che è a bordo insieme al navigante, ma soprattutto anche del personale che a terra guarda il velivolo volare. Progetto Innovative Repair, che è un po' un progetto industriale. AVIOG non è sponsor visto di questo
workshop, ma sicuramente ha collaborato con noi per, diciamo, sviluppare questa presentazione. Nell'ambito, e queste sono attività e applicazioni che ho avuto modo anche con i miei collaboratori di vedere personalmente. Nell'ambito industria di Tavio Ario, la deposizione di polvere di metallo attraverso il laser, due teste per emissioni laser e un ugello di deposizione, un sistema di induzione con camera termica, una camera CMOS per il monitoraggio della vasta diffusione, atmosfera controllata, sistema di scansione 3D meccanico, un progetto messo insieme che ha già delle applicazioni reali. Vediamo, riparazione palette turbina ad alta pressione. Applicazioni future, riparazione palette turbina a bassa pressione. E sto adesso parlando di riparazione, tralascio quello che Avio G, e non so qui, io non sono azionista di Avio G, ma con grande soddisfazione ho avuto modo di verificare quello che hanno fatto. A Cameri loro hanno trasformato uno stabilimento che era uno stabilimento di sviluppo in uno stabilimento attualmente assolutamente produttivo, dove fanno palette ad ampio spettro e in grandi numeri di unità, ma non stiamo parlando adesso, come vedete, di produzione che ha origine da uno sviluppo, stiamo parlando di applicazione di riparazione. Invece di scartare la paletta, e ha un costo lo scarto della paletta, vediamo di recuperarla e di metterla nel ciclo logistico, che ha dei vantaggi, capacità di riparazione del materiale con una qualità anche superiore. Un altro progetto col spray, una deposizione per effetto cinetico, con una pistola ad alte prestazioni per migliori rivestimenti, nessun'area è interessata al calore, apparecchiature ovviamente che sono conformi ai requisiti ATEX, software ovviamente per ispezionare e determinare la geometria dell'arco. Anche in questo caso abbiamo applicazioni reali 18-19, restauro, usura alloggiamenti, restauro degli adattatori, applicazioni future, riparazione in involucro e turbine di bassa pressione. L'involucro, se non è riparabile, lo devo prendere e lo scartare. Se io riesco con il materiale tradizionale a utilizzare questa tecnologia per poterlo riutilizzare, sicuramente ho un processo di riparazione snello, non devo scartare la parte e chiaramente ho un guadagno anche in termini di costo. L'obiettivo della M è che a fronte di componenti significativi, noi attraverso questo ciclo di riparazione e utilizzando tecnologie come il cold spray si possa arrivare a riparare il pezzo e a non considerarlo fuori uso, incrementando capacità e sostenibilità logistica e quindi avendo indubbi vantaggi in termini economici e anche di costo. Alcune considerazioni. Ovviamente in questo campo stiamo seguendo quello che è l'approccio che chiamiamo Roll, Work, Run, Fly. Dal punto di vista dello sviluppo, produzione, possiamo dire che siamo in taluni casi già in termini di run, se non addirittura puntando al fly, mentre dal punto di vista di riparazione forse siamo ancora un po' più indietro, ma dobbiamo assolutamente puntare al fly, senza dimenticarci che mentre pensiamo a questo, abbiamo delle sfide parallele da dover affrontare. Qualifica e certificazione. I nostri processi non possono solo essere sviluppati senza essere qualificati e certificati. Per quello che dicevo prima, anche perché dobbiamo rispettare l'airworthiness, che per noi è un must. Sicurezza. Chiaramente, nell'ambito del nostro impiego, pensiamo anche a utilizzare queste tecnologie anche in teatri dove normalmente non siamo in condizioni tranquille come l'odierna giornata in questa sala in cui stiamo facendo un workshop. Noi impieghiamo i mezzi non solo nel territorio nazionale ma anche all'estero e quello che potrebbe sembrare adesso un sogno magari un domani diventa una realtà. Chiaramente tramite cloud questo potrebbe essere disponibile e il gruppo rischierato in territorio ostile magari potrebbe tramite questa disponibilità sviluppare direttamente in loco con piccole attrezzature disponibili in loco un pezzo che invece dovrebbe essere prelevato in Italia, trasportato fino al teatro con tutte le difficoltà del caso.
e quindi anche la sicurezza rientra e la protezione dei dati è un altro dei settori di cui non possiamo dimenticarci. Sviluppare delle competenze, chiaramente tutto questo richiede anche degli skill che noi attualmente non abbiamo. Stiamo sviluppando a livello di università, industria, nella parte sviluppo produzione, ma non li abbiamo ancora da un punto di vista di riparatori, e quindi dobbiamo pensare anche a questo nell'ambito dei futuri profili di training del personale. E chiaramente tutto questo deve avere un sistema di governance. Concludo. La valenza militare di quello di cui parliamo è indubbia. In campo logistico, soprattutto per i risparmi che si può garantire a livello di tempi e costi. L'applicazione di queste tecnologie di produzione e riparazione tramite l'ADITI, quindi il ricorso all'ADITI, per noi è un must. Ogni volta che parliamo con l'industria, ma anche con il mondo accademico, non facciamo mai mancare quanto importante sia per noi il esplorare, ampliare quello che chiamiamo l'inviluppo di volo, ricorrendo sempre di più a queste tecnologie. Quindi, per lo sviluppo e produzione di nuovi componenti con miglioramento delle prestazioni, per aumento delle capacità di riparazione, quindi della sostenibilità logistica, per l'abbattimento dei costi, per la riduzione degli spazi, per la facilità dei trasporti, per mitigare quelle che in alcuni casi sono proprio le shortfall, le debolezze della catena di approvvigionamento, e per il supporto logistico più efficiente in ottica anche di quella che noi EOFCN, cioè quindi l'impiego dei mezzi fuori dei tradizionali teatri. Io con questo avrei concluso e ovviamente sono disponibile anche all'altra della riunione per rispondere alle quali domande. Grazie a voi per l'attenzione.